questo crollo sono venuti al pettine una serie di profondi problemi di carattere sociale. Io parlo di illusione che aveva avuto una serie di persone, un'illusione dalle promesse, soprattutto garibaldine, di un riscatto delle terre ridistribuite, che era un eterno dramma che per due secoli aveva attanagliato il Mezzogiorno d'Italia. Quando questa illusione è stata disillusa da quella che poi era la politica realistica, la realpolitik delle classi liberali dirigenti dell'immediata Unità d'Italia, che subito fecero capire questo è stato un avvicendamento politico dinastico, non c'è nessun altro discorso da fare, nessuna redistribuzione, nessun cambiamento di equilibri, di assetti di potere, ecco che è esplosa questa guerra contadina. È un'analisi non originalissima, ma è un'analisi da cui parto, che io ho condiviso e che è stata la mia prospettiva iniziale di scrittura. L'analisi che poi è stata di Gramsci, l'analisi che ha fatto nel suo bellissimo libro Carlo Levi, dicendo, è bellissima quella frase quando afferma erano dei perdenti perché le loro armi non erano forgiate dagli dèi e non erano appoggiate dagli hegeliani di Napoli e quindi erano destinati alla sconfitta. Era bellissima questa frase, questa immagine di Cristo si è fermato ad Elmi di Levi. E un'analisi che poi ha approfondito ancora di più Tommaso Pedio, in parte Molfese e tantissimi altri. E il discorso Briganti, c'è stata un'ambiguità di fondo che ha spesso etichettato queste figure, questa definizione, come dei reazionari, etichettandoli a destra come teorici del revanchismo, del ritorno al regno delle due Sicilie. Negli ultimi anni, ecco, io nell'analisi dell'intreccio tra storia e memoria, io nei miei libri di continuo faccio questi richiami all'attualità, che memoria resta, che cosa c'è di quegli esempi, le piazze, no? La musica, chi se ne fa interprete di storie, di narrazioni, eccetera. Da qualche anno la figura del Briganti è stata sdoganata a sinistra, eppure Gramsci è stato il primo a dire e a fare un'analisi da sinistra sul brigantaggio e sul ruolo dei contadini e della guerra contadina in quel periodo. Sdoganati a sinistra, oggi se andate a digitare sui siti dei centri sociali, sui siti della sinistra, fate una ricerca su Google, vedete come la figura, il termine brigante, sia ormai una proprietà intellettuale di questa sinistra. Brigante, visto alla maniera di Oswald, no? Come il ribelle, l'interprete della rivolta sociale, della rivolta culturale, della protesta contro le ingiustizie. E in questo c'è il successo e la riscoperta di questo termine, di questa figura. Ora andiamoli a vedere storicamente chi era. Fermandoci soltanto ai documenti, alle memorie, agli atti processuali, forse abbiamo una visione un po' distorta, perché e poi ci appiattiamo su quella che era la visione che voleva dare l'assetto di potere dell'epoca, come un fenomeno essenzialmente soltanto criminale, da reprimere con tribunali militari, con leggi speciali, con repressioni, con cannoni, con fucili. Era invece un'enorme bomba sociale destinata ad esplodere nel tempo. Se vedete in appendice quello che io chiamo il capitolo del dopoguerra, vedete i dibattiti parlamentari 10, 15, 20 anni dopo quelle vicende, vedete l'imbarazzo nel definire quello che era successo, l'ambiguità dei parlamentari dell'epoca, le difficoltà a partire con una commissione che riuscisse ad analizzare i problemi agrari dell'epoca e come c'era ancora una resistenza a definire contrapposizione e guerra sociale quello che era successo. Eppure quello che era successo era stato qualcosa di devastante per il sud d'Italia, cioè le cifre parlano di migliaia di morti. E quello che sfugge il diario di Cialdini, che custodito oggi all'ufficio storico dell'esercito, pensate a proposito delle fonti, di come si costruisce la storia e la memoria, quel diario
fu trovato dopo la morte di Cialdini dagli eredi a casa Cialdini e fu consegnato all'ufficio storico dell'esercito. In quel diario non ci sono gli atti ufficiali e i rapporti che lui faceva, ma ci sono le annotazioni vere di quello che lui sapeva in maniera segreta, ed è stata una fonte preziosissima per ricostruire. Pensate che i morti di quello che successe ad Auletta nel diario Cialdini sono molto maggiori di quelli che invece comparivano negli atti e nei rapporti ufficiali di qualche decennio prima. Cioè, questo la dice lunga su che strumenti poi si sono avuti per ricostruire la storia di quello che era accaduto nel sud d'Italia e di che visione poi, attraverso questi strumenti, distorta e interpretativa, poi si è offerta agli storici. Cioè, il diario Cialdini è proprio l'emblema e la dimostrazione di questo discorso e di questa capacità di interpretare quello che era successo. Fu devastante. Io, perché poi questo è un periodo ed è un argomento che ha successo, ma è anche, come diceva Carmine, è affascinante perché ci consente di capire che cos'è oggi il Mezzogiorno d'Italia e da quale devastazione ed eredità è arrivato ad essere quello che è oggi. Quando si parla sempre il distacco, no? Il poco senso civico e sociale e di Stato del sud d'Italia in alcuni ceti, bisogna chiedersi: quei ceti contadini che vedevano lo Stato soltanto con quei soldati che, quando sentivano una parlata non usuale, li prendevano, li processavano in un'ora con tribunali militari e li fucinavano, e nei rapporti non comparivano quelle fucilazioni. Che idea avevano dello Stato? Avevano l'idea di quelle divise che fucilavano, che parlavano in maniera incomprensibile, alcuni anche in francese. Quindi era uno Stato lontano, distaccato, addirittura la capitale era migliaia di chilometri da loro, non sapevano nemmeno cosa fosse e dove fosse questa Torino. Ebbene, questi ceti, che non avevano partecipato con un consenso a quella formazione di Stato, vedevano uno Stato nemico, uno Stato lontano, uno Stato che non capivano cosa fosse. E c'è un retaggio culturale di questa idea dello Stato che è stata tramandata a noi, così come quello che ha notato bene Marco sul ruolo della classe dirigente del sud di allora. Io su questo, io l'ho detto in tutti i convegni possibili e immaginabili negli anni, nella presentazione anche di altri libri, noi addebitiamo sempre responsabilità di quello che è successo nel sud da chi viene da fuori, dai militari del nord, dallo Stato piemontese che ci conquistò. Parzialmente è vero, ma chiediamoci e guardiamo al di dentro: che cosa fece quella classe dirigente del sud di allora, quei proprietari terrieri, quei notabili che avevano paura di perdere le loro terre, perdere il potere con cui per generazioni gestivano quello che succedeva. E allora qual è stato questo comportamento? Gli esempi, i racconti e i personaggi e i protagonisti si intrecciano tantissimi nel mio libro. Hanno tenuto due piedi in una fossa, in un'ambiguità totale. Addirittura io racconto l'arresto di un brigante che era tenuto nascosto in una cantina, e sopra si teneva un ballo organizzato dalla stessa famiglia che nascondeva il brigante sotto con gli ufficiali piemontesi. Questo era il comportamento e l'atteggiamento dei notabili della classe dirigente meridionale di allora. Aspettavano per capire che cosa succedesse, perché non era ancora chiaro, c'era una confusione politico-amministrativa enorme nei primi due anni dell'Unità d'Italia, quindi non si capiva che cosa sarebbe successo in quel sud annesso al resto d'Italia. E allora ci fu questa ambiguità e il gattopardismo. I personaggi e gli esempi sono enormi. Io li faccio, ad esempio, per Ponte Landolfo c'è il famoso Achille Jacobelli, no? Cavaliere per tutte le stagioni, venne definito. Racconto degli episodi emblematici di come lui fosse informato prima di quello che sarebbe successo nell'eccidio di Ponte Landolfo. Come faceva a sapere? Il contatto con i militari, con gli ufficiali piemontesi? Certamente, sicuramente. Andò a Napoli chiedendo a Cialdini di cannoneggiare Ponte Landolfo. Cioè, sono personaggi e noi dobbiamo raccontarla tutta la storia, perché altrimenti non capiamo che cosa è successo nel Mezzogiorno d'Italia, come fu devastante quelle esperienze, come furono laceranti quegli anni per noi, perché è importantissimo. E io seguo una traccia.